Quando andavo a trovare la mia nonna, succedeva spessissimo che trovavo un vassoietto con i fagioli, il tonno e il cipollotto fresco, ed era una cosa che mi faceva venire sempre una voglia. Infatti, appena girava un attimino lo sguardo, andavo lì, tra, col cucchiaio, me ne mangiavo una cucchiata, rimanevo con la bocca aperta in questo modo, senza dire niente. Ed è una cosa che mi è sempre piaciuta da morire. Ed è una cosa che mi faccio anche spesso, proprio perché mi piace. Però è interessante anche utilizzare sempre gli stessi ingredienti, quindi i fagioli, il cipollotto e il tonno, per farne una pasta, perché viene veramente buona e ci vogliono 2 secondi per farla. Quindi la prima cosa che andiamo a fare è andare a cuocere la pasta. Acqua che bolle, la salo, e come formato vado a mettere delle mezze penne, però scegliete il formato che preferite voi. Il sughetto in realtà non va cotto, perché dobbiamo semplicemente riscaldarlo, quindi portare la temperatura giusta per condire la pasta. Che cosa facciamo? Una padella, ci mettiamo 2-3 cucchiai di olio, aggiungo uno spicchio d'aglio intero e accendo il fuoco. Questo spicchio d'aglio io lo andrò a togliere praticamente subito, perché mi serve semplicemente che dia leggermente un po' di sapore all'olio, solo questo. Nel frattempo che l'olio si aromatizza con l'aglio, lo lasciamo altri 2 secondi, vado a preparare un po' di cipollotto fresco, mi raccomando. Vado a togliere lo spicchio d'aglio, sposto l'olio da una parte perché ora è veramente bollente, e vado ad aggiungere i fagioli ben sgocciolati. A questo punto aggiungo il tonno sgocciolato. Potete utilizzare anche del tonno al naturale. Ora dobbiamo semplicemente aspettare la cottura della pasta, che leverò un minuto prima del termine della cottura, in modo da poi mantecarla bene insieme ai fagioli e al tonno. Quindi ora tengo sempre la temperatura al minimo, si tiene al calduccio senza cuocersi. Se volete potete aggiungere del peperoncino, la quantità ovviamente è a vostro gusto. Ora vado a mettere direttamente la pasta, quindi senza scolarla, direttamente sopra il sughetto. Ovviamente la scolo un pochino più al dente. Aggiungo un bel mestolo di acqua di cottura, bella ricca di amido, così crea un sughettino più morbido. E ora faccio mantecare bene. Vedete? Ormai sta diventando una sorta di cremetta, quindi siamo ormai a pochi secondi dal termine della mantecatura. Ora si va ad aggiungere tutto il cipollotto. Guardate la cremosità. Ormai di liquido non ce n'è quasi più, è rimasta solamente una cremetta deliziosa. Il cipollotto non deve cuocere. Si deve semplicemente ora riscaldare col calore della pasta. Stop, altrimenti veramente perde la sua forza, no? E ora andiamo a impiattare. Un gocciolino d'olio. E anche se c'è il peperoncino, una bella girata di pepe ci sta bene. Ce lo metto anche qui, dove andrò ad assaggiare. Se volete dare un tocco ancora più interessante a questa pasta, magari anche un pochino esotico, ci grattugiate sopra un po' di buccia di lime. Tanto per dare un tocco esotico che fa diventare questo piatto povero qualcosa di un po' esotico, un po' interessante, misterioso. Ovviamente ci deve essere il tonno, il fagiolo, il cipollotto, la pasta e messie peperoncino. Ora vi dico com'è. Sicuramente bollente. Ci sono dei piatti che magari sono semplici, magari non hanno niente di particolare, non sono così affascinanti, ma sono potenti perché evocano poi i ricordi, no? Per me questo piatto è quello, mi evoca un ricordo bellissimo, ma insieme al ricordo anche il gusto è fantastico.